Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono Serena Stella Matanza e oggi sono qui per leggervi l'ultimo episodio del capitolo 3 del libro La Chiave Magica e le 13 Rose Nere, che si intitola Il Grande Drago Occidentale Malittimus. Il mattino seguente, come pattuito, la dea Diana custodì momentaneamente in un seme Guido, Resederus, Eraclito, Efesto ed Eolo. Anche alla dea Diana non piaceva l'idea di custodire, anche se solo per pochi minuti, i suoi compagni dentro ad un seme, ma sfortunatamente non avevano altra alternativa. Così, mentre ella iniziò ad occuparsi dei suoi compagni di viaggio, la dea Varuna iniziò a concentrarsi al meglio affinché si scatenasse una vera e propria tempesta di pioggia, fulmini e vento. Come era previsto, una volta che il fulmine annunciò l'arrivo imminente di una tempesta, tutti i Revenant si trasformarono nel maestoso ed elegante Albatros Albus e si innalzarono in volo. In mezzo a tutto quel trambusto, le due dee riuscirono a passare inosservate e raggiunsero la cima del Monte Giatta. Lassù, nella cima più alta di questo mondo magico, il freddo era atroce. Nonostante ciò, la dea Diana non demorse. Prese il seme in cui erano custoditi i suoi amici, lo posizionò a terra e lo fece germogliare fino a prendere forma. E una volta usciti dal ventre della rosa verde, anche essi si resero conto di essere stati soggiogati meschinamente e se ne vergognarono molto. Poi si guardarono attorno e videro che c'era solo fitta neve e nient'altro. Eppure, secondo la dea Ecate, l'arco d'argento potrebbe trovarti proprio in questo posto. Se così non fosse stato, a malincuore dovevano ammettere che, a causa del conte Trevisano e dei Revenants Albatros Albus, avevano perso troppo tempo inutilmente. Dopo un bel po' che camminavano in mezzo a tutto quel gelo, in lontananza Resederus vide qualcosa che luccicava come diamante in controluce. Non si riusciva a capire bene se si trattasse dell'arco d'argento oppure no, e quindi iniziarono ad avvicinarsi sempre di più. Giunti all'esatto posto in cui si vedeva un luccichio, non trovarono l'arco d'argento, ma bensì, davanti ai loro occhi, si ritrovarono un cuore di ghiaccio, grande quanto un pallone da calcio. E al suo esatto centro aveva una chiusura a catenaccio. Quindi bisognava aprire quel lucchetto con una chiave. «Qualcosa mi dice che sappiamo dove la chiave che aprirà questo cuore di ghiaccio», disse Guido riferendosi alla chiave dell'opportunità, che appariva solo a chi ne avesse davvero bisogno. «Siamo sicuri che aprire questo lucchetto sia davvero la scelta più giusta da fare? A noi serve l'arco d'argento e non un cuore di ghiaccio», intervenne Resederus. Nonostante fossero titubanti sul da farsi, Guido si ritrovò tra le mani la chiave dell'opportunità. Era come se anche il destino o la magia li invitava ad aprire quel cuore di ghiaccio. Guido, a questo punto, con il totale consenso da parte di tutti, strinse tra le mani la chiave delle opportunità e poi iniziò ad aprire con decisione il lucchetto. Non appena il cuore di ghiaccio fu liberato dal catenaccio, il monteggiante iniziò a tremare. Era come se tutto stesse per crollare. Così impauriti indietreggiarono, e nel frattempo, davanti ai loro occhi si formò un vortice di polvere che, man mano che svaniva, lasciava spazio al grande drago Occidentalis Malittimus.
Egli li guardò sin da subito con fare minaccioso, spalancando le sue feroci fauci e digrignando i denti. Ad un certo punto, a loro grande sorpresa, il grande drago occidentale Smarintimus iniziò a parlare. «Chi ha osato risvegliare un grande drago dormiente come me?» disse il drago con indignazione e voce rauca. «Voi parlate?» chiese Guido. «Fate attenzione a quello che dite, o non sarò responsabile delle conseguenze. Noi draghi è vero che siamo creature dell'età arcaica, ma ciò nonostante siamo tra le creature più evolute. Adesso ditemi chi siete e cosa vi porta qui», disse il drago. «Il mio nome è Ruggero Alex Severus e loro sono i quattro sovrani del tempo, Esesto, Eolo, Varuna e Diana. Lui invece è l'oscuro filosofo greco Eraclito, e per quanto riguarda lui invece è Guido, mio nipote. Siamo qui per l'arco d'argento», disse Re Severus. Una donna, la cui pelle era scura come la notte, fece scivolare dal suo viso un velo nero, mostrandomi tutta la sua falsa dolcezza, ed io fui abbagliato da tale bellezza. Ella poi alzò un braccio come se stesse per farmi una carezza, ma in verità dalla mia gabbia toracica tirò fuori l'arco d'argento e mi imprigionò qui dentro. A quel punto il drago indicò con un gesto della zampa il cuore di ghiaccio. «Quindi io, più di chiunque altro, necessito di ritrovare quell'arco d'argento, perché fa parte di me», disse il drago. «Ok, quindi l'arco d'argento sappiamo che è nelle mani della dea Kali. Dobbiamo quindi tornare subito al castello e cercare un modo per trovare entrambi», disse Guido. Così, accompagnati dal grande drago occidentale Smarintimus, infuriato ed esplosivo come un crio vulcano in via di eruzione, spiccarono in volo e tornarono dagli altri. Anche questo episodio finisce così e con esso tutto il terzo capitolo. Spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre grazie per l'attenzione e alla prossima.